Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, quand'ella altrui saluta, ogni lingua divien tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Sono i primi quattro versi di un sonetto famosissimo, composto da Dante tra il 1283 e il 1295, alla fine del XIII secolo. È un esempio illustre del genere della lirica d'amore, il secondo dei due generi della letteratura italiana delle origini su cui soffermeremo la nostra attenzione. Quale tradizione culturale e storico-letteraria c'è dietro il testo di Dante? Dietro il sonetto dantesco e prima ancora dei primi testi poetici profani, cioè non religiosi, in volgare letterario, si colloca la poesia d'amore prodotta nell'ambito più generale della cosiddetta letteratura cortese. Per letteratura cortese intendiamo una produzione letteraria profana, non religiosa, in prosa e in versi, che si sviluppa nelle corti feudali del nord e del sud della Francia a partire dall'XI secolo e che è espressione di un codice di valori proprio dell'aristocrazia feudale. All'interno della letteratura cortese possiamo distinguere tre generi fondamentali. Il primo è quello dell'epica, del poema epico cavalleresco che si sviluppa nella Francia del Nord in lingua d'Oïl a partire dall'XI secolo. Il secondo è il romanzo cortese cavalleresco, che ha origine sempre nella Francia del Nord, è composto in lingua d'Oïl a partire dalla seconda metà del XII secolo. Infine, il terzo genere è quello della poesia d'amore provenzale, composta in lingua d'oc, che si afferma nelle corti feudali del sud della Francia a partire dal XII secolo.